Eccoci qua per la presentazione di un altro nuovo arrivato nella famiglia grigio-rossa, Cedric Gomondo, un ragazzo che abbiamo cercato con grande insistenza in questa finestra di mercato. È una cosa che era nata già agli inizi del mercato e siamo riusciti a portarla a conclusione. In questi ultimi giorni. È un ragazzo che personalmente conosco da diverso tempo come calciatore, dalle giovanili della Fiorentina. Poi ha fatto un percorso particolare, un percorso che l'ha fatto uscire un po' dai radar, quindi un percorso attraverso una gavetta importante dove ha conosciuto anche non solo le fatiche del calciatore, ma anche le sofferenze di non vedersi un calciatore affermato. Questo gli ha dato sicuramente, dal mio punto di vista, una carica in più, gli ha dato la possibilità di rientrare attraverso le sue doti di calciatore, di atleta, ma soprattutto di ragazzo. Quindi, secondo me, ci troviamo di fronte a un ragazzo che si è esaltato nella difficoltà e oggi si è ritagliato uno spazio importante, meritandosi la Serie A, e oggi è qua con noi. Per noi è importante aver portato a casa un giocatore che militava in Serie A, quindi non è una cosa da poco. Abbiamo creduto e riteniamo che le sue caratteristiche possano in qualche modo intrecciarsi bene con le altre che ci sono nel nostro reparto avanzato. Un giocatore che ha delle caratteristiche differenti, fa della corsa, dell'agonismo, di combattere pallone su pallone, sulle qualità principali. Poi è molto così, è utile, duttile e funzionale al gioco dell'inizio. Queste sono un po' le principali idee che abbiamo avuto nei suoi confronti. Ora vi lascio alle domande del caso. Allora, per proseguire quello che ha detto il direttore, tu nasci anche come centrocampista, quindi nella tua duttilità c'è anche il fatto di aver ricoperto più ruoli e aver fatto più esperienza, non sul campo. Sì, ma non proprio come centrocampista, magari come quinto, sì. Quinto di centrocampo, quindi un centrocampo a 5. A 5, sì. Benvenuto a Cremona. La tua esperienza, come diceva appunto il direttore, è un'esperienza che ha avuto dei momenti alti e momenti bassi. Ultimamente è a Salerno, quindi in Serie A, una squadra che fa fatica, ha fatto fatica, sta facendo fatica, però insomma, la Serie A che tipo di assaggio ti ha dato? Cosa ti ha dato la categoria? Massaggio, diciamo che devi lavorare tanto per rimanere lì, perché è un livello che ti permette di crescere, però ti fa capire che se vuoi stare lì devi lavorare tanto. Sì, appunto diceva il direttore della trattativa che, ti do il benvenuto anch'io, della trattativa che poi ti ha portato qua a Cremona, per cui ti chiedevo un po' ecco, cosa ti aveva convinto della proposta della Cremonese. Diciamo che, come detto il direttore, ci avevamo sentiti anche prima che io andassi a Salerno, poi parlando anche con un ragazzo che è stato qui, Zortea, mi ha parlato bene e lì è stata, diciamo, la mia decisione di venire qui, insomma. Benvenuto. Io volevo chiederti un po' più nello specifico dove pensi di poter diciamo, fare la differenza in campo per la Cremonese, perché in questi primi mesi abbiamo visto che si gioca soprattutto con il 4-2-3-1, quindi magari ti trovi, visto che a Salerno hai giocato come seconda punta di fianco ad esempio a Djuric, ti trovi meglio come riferimento offensivo o sulla tre quarti, a prescindere poi dal lato? Ma qualcuno sarà il mister, lui mi veda meglio, io cerco di dare il massimo, però mi trovo meglio, diciamo, come seconda punta, attaccare lo spazio, quelle sono le mie caratteristiche.
Prego di fare, partiamo da te. Sì, sì, sei arrivato a Cremona che sta costruendo un campionato ambizioso. Tu l'hai già vissuto, sai cosa vuol dire provare la tensione di viaggiare ai vertici, se ci puoi dire un attimino che sensazioni ci sono, che difficoltà ci sono a essere sempre così competitivi. La cosa, diciamo, principale è rimanere sempre lì, cercare di non scivolare e stare sempre sul pezzo giorno dopo giorno, partita dopo partita. E quella che ti fa, secondo me, arrivare avanti. Tu sei nato in Costa d'Avorio, quindi una nazione che ha dato tanti giocatori a livello anche mondiale e in Europa soprattutto. Però sei diventato cittadino italiano perché i tuoi hanno lavorato in Veneto. Ecco, una domanda, una curiosità. Anche Ocon è venuto e anche molti altri giocatori sono nati lì. Come mai? Perché i genitori trovano lavoro lì oppure se l'arrivo com'è stato, diciamo? La domanda che dovresti fare ai miei genitori, perché non saprei dirti, però so solo che mi sono trovato bene, mi hanno accolto bene lì, diciamo, a Treviso, sì. Perciò devo solo ringraziare, insomma. E non so perché è stata la scelta di venire in Veneto, però cioè, sono contento di essere cresciuto lì, insomma. Ecco, a livello personale ti chiedevo un po' quali erano i tuoi obiettivi per questa seconda parte di stagione. Io sono uno che vuole lavorare, crescere. Ho visto che con il Mister c'è la possibilità di crescere sia come calciatore che come persona. E questo è il mio, diciamo, obiettivo primario. Poi sono qui per aiutare la squadra e cercherò di dare il massimo, insomma. Sì, senti, io volevo chiederti, citando ancora le parole del direttore, a volte quando esce il tuo nome, pensando anche a Bernardeschi e Zerini, si ripensa alla tua esperienza alla Fiorentina e a quel programma televisivo di cui ormai hai sentito parlare 100.000 volte. Secondo te quell'esperienza, da un certo punto di vista, ha quasi messo un po' troppe aspettative, non solo su di te ma anche su tutto quel gruppo, ed è anche un po' per quello che magari hai deciso di fare un'esperienza anche all'estero, visto in Grecia? Ma ti dico che sinceramente no, perché se eravamo ragazzi e ognuno, diciamo, cercava strade diverse. Poi nel calcio devi essere forte mentalmente, perché sennò non riesci ad arrivare, penso. E io la mia scelta di andare fuori era per conoscere anche, diciamo, campionati diversi. Che magari non è andata bene, ma mi ha fortificato, mi ha dato, diciamo, la forza e il coraggio di tornare in Italia e al 100% cercare di arrivare in Serie A. Grazie. Ricollegandomi a questa domanda, c'è qualcosa ripensando al tuo cammino che avresti voluto cambiare o come cambiarlo, o rifaresti ancora tutto? Oppure qualche scelta, perché magari eri giovane, pensandoci adesso dici ma forse potevo evitare di farlo. Sì, ci sono delle scelte che dici era meglio non fare, però quelle stesse scelte ti hanno aiutato ad arrivare magari dove sto adesso. E magari se stavo qui non avrei mai assaggiato la Serie A. Certo. Perciò sono contento del percorso che ho fatto. Da Salerno i commenti sono tutti positivi, cioè sei stato un idolo della Salernitana. Ecco, come si può contemplare la Salernitana di Castore, che era praticamente difensiva, e quindi trovare spazio con una Cremonese di Becchia, che è praticamente più offensiva? Quindi è cambiato un po', cambia un po' il modulo di gioco. Sì, decisamente. Sono due mister diversi, uno la vede in modo, esatto, in modo molto diverso. Però una cosa è la mentalità di voler vincere, e questa, diciamo, è la cosa più importante. Dicevi prima che appunto hai avuto modo di assaggiare la Serie A, magari
non quest'anno, però immagino che tra i tuoi obiettivi ci sia quello ovviamente di ritornare nella massima categoria, magari anche appunto con un ruolo da protagonista. Io sono qui per dare il massimo, cioè per aiutare la squadra. Poi saranno i risultati a decidere dove saremo. Sì, ho visto che l'ultima volta che hai incontrato il Monza hai fatto gol, poi non è finita bene purtroppo in quella partita, il campionato sì, e domenica arriva uno scontro diretto per le prime posizioni, quindi come hai visto la squadra in questa settimana in cui ti sei allenato e ti piacerebbe insomma esordire magari subito col gol, visto che sai come si fa al Monza? Sì, penso che ogni attaccante vorrebbe un esordio diciamo perfetto, ma questo dipenderà un po' da tutto, però la squadra l'ho vista bene, siamo concentrati per questa partita e anche per il prossimo. Una domanda, diciamo le caratteristiche a questa squadra, anche quelli che conosci e conoscerai sempre di più, alla caratteristica di giocare sempre con un possesso palla, quindi un gioco abbastanza avanzato. Mancava, ecco, un contropiedista, un uomo veloce che potesse fare partire l'azione nel momento in cui sei un altro indietro. Ecco, tu dovresti essere un altro. Oh, per le caratteristiche diciamo di sì, per la mia velocità, sì. Ecco, ecco. Poi vedremo. In teoria sì. Sì, nell'ordine di attaccanti che abbiamo non avevamo un uomo veloce, di gamba, esattamente. Sì, fisico di campo, quindi sì. Poi anche d'utile può fare anche più ruoli. Tenendo conto che poi Pecchia i 5 cambi li fa sempre, quindi praticamente nel secondo tempo gioca un'altra squadra, una metà dell'altra, quindi voglio dire lo spazio c'è per ottenere questo tipo di risultato, che è quello della velocità, che oggi ma c'è la tecnica ma manca la velocità. Certo, quando ci lavoreremo e cercheremo di capire come sfruttare questa cosa qui, in quale momento delle partite. Io solo cercare di farmi trovare pronto. Insomma.